21 minuti, ancora buongiorno a voi. E con noi è arrivato Francesco Saccente. Benvenuto, Francesco. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Parleremo della sua ultima fatica letteraria, tra virgolette, insomma, e parleremo di storia. Sì, storia. Un argomento molto poco amato da tutti, diciamo. Trattata alla maniera di Francesco, per la verità. Prima di presentare, però, questo libro, io volevo ricordare che Francesco ha avuto un grande successo con un'opera prima. Sì. Che invece aveva per titolo Moccio si zampa. non è un modo di dirlo a te. Moccio si zampa, sì. Che praticamente un po', diciamo così, metteva in evidenza quelle che sono le caratteristiche o talune caratteristiche dei baresi e di chi vive in questa città, no? Il sì. modo di fare, il modo di dire, il modo di comportarsi. Ed è stato un grande successo. Tu sei uno di questi, certamente, eh? Sì. Dicevo, sì, ed è stato un grande successo. Sì, 4 ristampe, quasi 10.000 copie vendute. Ovviamente i ringraziamenti ai lettori non finiranno mai, ogni occasione è buona per ringraziarli. Ecco, Francesco, ma tu sei un freelance, ti occupi anche di riprese televisive e sì. questo genere di cose in genere. Ma come ti viene l'idea di scrivere dei libri partiamo da Zamp, da CC Zamp? Come nasce questa? Niente, nasce che ci sono allora il freelance è una categoria di cameraman che non hanno la giornata sempre piena di impegni, ci sono dei momenti di pause, così come ci sono alcuni eventi che, tipo quello di Avetrana, che mi hanno tenuto lì per quasi 5 mesi. Quindi quando ci sono momenti di buco e non ti chiama né la Rai né Mediaset, in quei momenti ti metti a scrivere. C'è chi va a pesca, c'è chi va a giocare a calcetto, e Francesco invece che fa? Scrive dei libri. Comunque, grande successo per la prima opera. Ora Francesco rilancia già, possiamo dirlo, con grande successo, perché Cassius Obstinatus, Il Capacchione, I Segreti di Cesare, lo facciamo vedere anche agli amici di Delta TV, almeno facciamo vedere la copertina, sta andando già fortissimo. Sì, sì, dai primi dati sono volate già oltre 500 copie in meno di 2 settimane. Ovviamente lo trovate in tutte le librerie della Bari, provincia. Anche in provincia. Sì, anche su internet, alla casa editrice. Dobbiamo dare pure il numero di telefono alla casa editrice. No, vabbè, non è il caso. Senti, parlami un po' di questo Cassius Obstinatus, che cos'è? Allora, Cassius è uno storico, lo storico più pazzo dell'antichità, e così come tempo fa mi disse un professore universitario, non è assolutamente smentibile, perché tutto quello che rivela sono delle verità, ovviamente, virgolettato, della vita di Giulio Cesare, per cui si inventa, ovviamente il libro è frutto della mia fantasia scelleratissima, e si inventa tutti dei dialoghi, dei fatti, degli episodi della vita del grande condottiero. È un modo anche per stimolare la curiosità e far avvicinare magari quanta più gente possibile a un argomento come questo della storia, che sappiamo la storia è poco amata da un po' da tutti. Spesso capita anche quello. Quindi è un po' riproposto la vita di Giulio Cesare, però scritta a modo tuo. Sì, te la sei inventata di sana pianta. È per far ridere, lo scopo di questo libro, così come di quello Moccio si zampa, è quello di far ridere il lettore. Tra l'altro ci sono delle illustrazioni veramente che valgono anche loro tutto il libro. Sì, infatti. Senti, io vedo che parti praticamente dalla registrazione all'anagrafe, sì, di Giulio Cesare, e poi immagino che vai a raccontare tutto sino al termine, immagino sino alle Idi di marzo, quando, sì, fu pugnalato, no? Esatto, fino alle Idi di marzo. Qualcuno pensa, ma adesso questo non ha nulla a che fare con la baresità rispetto al libro Zampo. Invece no, anche qua ci sono diversi capitoli, tra l'altro c'è anche un famoso personaggio che io ho chiamato Antonino. E chi è questo personaggio? E quello lasciamo scoprire. non lo vogliamo anticipare. Avevamo messo anche il cognome, poi abbiamo deciso di togliere, tanto si capirà da quello che è scritto. Lo possiamo chi è. In che pagina? In che capitolo? Andiamo alle Idi di marzo. Proprio sul finale, insomma. Sì, sul finire. C'è un dialogo tra Cesare e Antonino. Qua. L'ho trovato. E poi c'è la legione Cassius, il Capacchione, svela la famosa legione realmente esistita, la 10ª legione di Cesare, ma nessuno sapeva che fosse composta da dei baresi. Ah. Quindi da qua in poi nasce
nascono dei capitoli veramente molto, molto esilaranti. Ecco, vediamo proprio, io sto guardando l'ultima vignetta, praticamente l'ultima illustrazione, c'è Cesare che vola verso le nuvolette dopo essere stato pugnalato, si vede poco, ecco, chiedo scusa, però diciamo Cesare che vola verso il cielo, Cesare è morto, Cesare è morto. E si chiude questa opera strepitosa, devo dire molto divertente, immagino, ovviamente lo ripetiamo, è frutto della fantasia di Francesco Saccente, ecco, non prendetelo per un lavoro, per un compendio di storia, non è questo, è un modo per sorridere, per trascorrere serenamente qualche ora ridendo di queste cose anche molto intelligenti scritte da Francesco, che però non si ferma, perché no. Io ho sentito che stai già pensando al futuro, stai già ipotizzando altre cose, vero? Sì, no, siccome questo sappiamo già che sta andando bene, i primi riscontri sono veramente positivi, sto pensando di scrivere un nuovo Cassius, poi forse basta con Cassius, cambiamo completamente argomento fra qualche anno. Cassius questa volta farà un viaggio nella storia, quindi inizierà dall'epoca preistorica fino al Novecento con personaggi veramente, magari alcuni poco conosciuti, che Cassius porterà alla luce. Ovviamente tu hai stato l'espediente, Cassius sei tu fondamentalmente. La zappa è quella di mio nonno Cicillo, che ho provato a spaccarmi le mani, cioè me le sono spaccate già dall'età di 8 anni, adesso è diventata la telecamera. Infatti nella biografia dice: io Cassius Obstinatus, cronista storico, sono nato a Palum Collis, Palo del Colle, nella provincia di Barium, figlio di Peppinum e Dinam, nipote di nonno Cicillus Upalmaristum. Che significa Upalmaristum? Cicillo, il palombarista, oriundo di Palombaio. Beh, vabbè, questo giusto per capire di che cosa stiamo trattando e per darvi giusto un assaggio di quello che è quest'opera. E io ti faccio i complimenti perché magari, sai, non è che venga tutto in mente di scrivere dei libri. Tu dici nel tempo libero, ma hai trovato un'idea geniale, devo dire. Sì, diciamo, e soprattutto va dato merito anche alla casa editrice che ti ha... che ha creduto in questa tua opera, vero? Sì, quando tu sei andato scorso con Mocisi Zamp, che ti hanno detto? No, Giacomo Ader piacque subito questa cosa qua, perché l'anno scorso quando lo lesse e disse sulla baresità c'è poco, è pieno, che ne so, molti libri parlano di gastronomia, i modi di dire, i proverbi, invece il barese raccontato sia della città che della provincia in questa maniera non si era mai visto, quindi questo avrà successo. Questo qua invece di Cassius, il manoscritto manco l'ha letto, ha detto no, questo lo stampiamo direttamente tende per scibullo stesso, andiamo fiducia un po' in slang, va. Francesco, senti, ma i nostri concittadini dopo aver letto il libro cosa ti hanno detto? Dici, beh, però è esagerato, non siamo così, no? Posso dirlo? Hanno detto tu sei matto, non sei normale. Tu non sei normale. Comunque il libro non è solo divertente, ci sono moltissime analogie con... Parli di Cassius. Di Cassius. Sì. Ci sono Cassius ha le analogie con l'attualità, moltissimi episodi ci faranno ricordare i tempi che stiamo vivendo, perché anche anticamente i giochi quelli erano, sia a livello politico, sia a livello diplomatico. Tutto cambia e nulla cambia, esatto, questa, è la verità, Filippo, questa è la verità. Invece lo scopo del libro Zampo era quello, sì, ridiamo degli altri, ma alla fine quegli altri siamo anche noi. Quindi cerchiamo sì di essere cafoni in una maniera allegra, brillante, di autoironia non guasta mai. E tra l'altro con la pubblicazione di Cassius Obstinatus so che è tornato in ristampa anche Mocisi Zamp, sì, perché la richiesta era tanta, quindi comunque hanno pensato di farlo tornare in stampa. Questa è una cosa importantissima, vero? Le librerie non hanno fatto la resa all'editore, hanno detto vedi di stampare gli altri. Bello, detto così. Perché qua vedi di stampare gli altri, che quindi, qua ci richiedono. Andranno molto bene, sia questo, ma anche Mocisi Zamp avrà un bel ritorno. Francesco, dimmi, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo ringraziare i docenti che mi hanno aiutato per le lettere straniere, perché Cassius scova le lettere che scriveva Giulio Cesare ai barbari, quindi in versione originale, e non è maccheronico il tedesco, l'inglese, quello che è scritto. Poi c'è la traduzione in latino, quindi grazie a questi docenti a cui io ho proposto la mia lettera in italiano, loro me l'hanno tradotta nelle lingue madri, quindi è una cosa divertentissima. Gaetano Longo, il vignettista, un ragazzo veramente molto bravo di Grumo Appula,
Vabbè, Giacomo Adda, e poi quest'anno abbiamo il tour che non sarà di 18. Tu poi hai organizzato il CC Zampo Tour. Zampo Tour. In cosa consisteva? Non si sbagliano così. Scusami, non ho ancora letto la tua biografia. Quale biografia? Sono un modesto cameraman. Senti, in cosa consisteva il Zampo? La presentazione del libro? Lo Zampo Tour, sì, c'erano tantissime richieste e praticamente mi accompagnava sempre un attore teatrale con un moderatore, praticamente anziché una presentazione vera e propria, sai, le presentazioni dei libri dopo 5 minuti comincia a sbadigliare, a messaggiare, dice ancora va a Frenesta, ecco, e invece lo Zampotore era un'ora di spettacolo puro cabaret, perché l'attore recitava i libri, quindi ci sono state tantissime richieste. Chi era l'attore? Gli attori ruotavano, quindi sono venuti, che ne so, l'Anonima GR, Luciano Maggi, Tony Di Modugno. Ho capito. Assai, alcuni si sono pure offesi, a me ancora mi devi chiamare, anche quelli così che parlano. E niente, quindi li abbiamo sospesi quando poi scoppiò il caso Vetrana, quindi l'ultima, il 26 agosto fu l'ultima tappa. Beh, però puoi riprendere unendo al Zampo Tour anche il Cassius. No, questa è una cosa diversa, Zampo ormai è andato. Non ne parliamo più. Questo si chiamerà Le Vie del Cassius. Le Vie del Cassius. Ci sarà Luciano Maggi che interpreterà una volta a momenti con la toga rossa Cassius Obstinatus, poi si cambierà con la toga bianca con tanto di corona d'alloro. Questa è una chicca che non la so dita nessuno. Vado. Grazie. Vai. Così poi non dici, ma dimmi qualcosa di nuovo, Francia. Interpreterà poi. Tra l'altro, lo conosco bene anche Luciano, quindi lo saluto. E quest'anno faremo soltanto con Luciano. Applauso a Francesco Saccente. Grazie, complimenti per la tua vena creativa. In bocca al lupo per tutto. In bocca al lupo a Cassius Obstinatus, il capacchione. Lo trovano in tutte le edicole di Bari? In tutte le librerie di Bari? Sì, Bari, provincia. Quindi buona lettura, buon divertimento. Anche ormai ci siamo, tra un po' arriva l'estate. Come si dice, sotto l'ombrellone è proprio il massimo. E Cassius. Cassius, ci sta. Grazie a Francesco, grazie buona a giornata. Noi andiamo in pubblicità, Roberto. Sì.